tizianacottanoelfoggia.com. Luca, sei arrivato ad agosto, come sei arrivato, come ti trovi in questo ambiente del Foggia? Buongiorno, no vabbè, mi trovo molto bene, sinceramente era quello che cercavo, una piazza con molto entusiasmo, dove si respira calcio, e si vede da andare a prendere un caffè al bar, a girare il centro commerciale, come ci tengono, quindi era quello che mi aspettavo e ora c'è soltanto da lavorare, di lavorare bene per cercare di sfruttare ancora di più. E con il mister e i tuoi compagni di squadra, che rapporto hai in questo momento? Vabbè, i compagni di squadra mi hanno accolto benissimo, ci ho giocato spesso contro alcuni, con Busellato ho giocato un po' insieme, che era ancora a Cittadella nel ritiro, è stato molto, molto semplice di adattare a questo punto di vista qua con i ragazzi. Il mister è una persona bravissima, si vede subito, poi è molto preparato, c'hai delle idee importanti di calcio, l'idea che vengono incontro come anche lo penso io, il modo di giocare, di palla a terra, di cercare di creare superiorità numerica e cose varie, quindi molto bene. C'è soltanto da lavorare tanto per cercare di portare alla perfezione, cerchiamo di dire così, i suoi metodi lavorativi. Ciao, buongiorno, Raffaele Fiorella, Gazzetta buongiorno. Del Mezzogiorno. La sosta per gli impegni delle nazionali ormai alle spalle, riprende il campionato, qui arriva il Palermo, che è un'altra delle big come il Crotone, che ha affrontato il Foggia prima appunto della pausa. Il Foggia vuole riscattarsi, che momento è per voi, come avete cominciato la settimana e che idee hai su questa partita? Sì, Palermo è una squadra sì, molto importante, squadra fatta per vincere il campionato, l'obiettivo è molto chiaro e dichiarato, però noi la stiamo preparando molto bene, curando ogni dettaglio, con la consapevolezza che c'è da fare un lavoro importante per portare a casa 3 punti, ma su questo io credo che paga il lavoro. E stiamo facendo fatto bene, cercando di seguire quello che ci dice il mister, siamo tutti a disposizione e cercheremo di dare il massimo per portare sempre a casa i 3 punti, con qualsiasi squadra. Buongiorno, buongiorno Lucas, scusa, Giampaolo Limardi, Foggia Sport 24. Innanzitutto io non ero alla tua conferenza di presentazione, quindi vorrei omaggiarti nella tua lingua dicendo molto benvinto. Grazie. A chi na sidaggi, a chi no cimedu Foggia. E ti volevo chiedere, proprio per questo, tu sei... la tua storia è una storia di un ragazzo, insomma, al di là delle tue origini e della crescita nelle categorie di base di un grande club brasiliano che era il Cruzeiro, una storia italiana cui tu sei arrivato proprio qui in Puglia, tra le altre cose hai fatto benissimo ad Andria e altrettanto bene a Taranto, e proprio Taranto era stato il tuo trampolino di lancio, giusto? Certo, sì. Perché insomma poi Zeman, che qui insomma conosciamo bene, aveva fatto il tuo nome per il Pescara, tu sei arrivato al Pescara quando poi però Zeman è andato via, ma soprattutto purtroppo sei arrivato al Pescara e subito ti sei infortunato gravemente e insomma sei stato quasi un anno fuori. Ecco, tu hai, come la domanda è, tu hai assaggiato tra virgolette la Serie A e quindi questa tappa di Foggia, poi l'hai dovuta abbandonare precocemente, questa tappa di Foggia è per te forse l'occasione per riprovare a tornare dove in fondo tu meritavi di essere, però per ragioni indipendenti dal calcio, dagli allenatori, ti sei dovuto lasciare, perché poi addirittura tornasti in Brasile per finire la rieducazione e poi sei tornato a Cittadella, così insomma è forse il tuo obiettivo principale arrivato qui a Foggia? Sì, hai raccontato bene la mia storia e... Diciamo che la Serie A l'ho assaggiata, ma proprio poco poco, perché purtroppo
Dopo prima partita che ero in panchina contro l'Inter di campionato, subito dopo nella settimana ho avuto il problema al ginocchio che ho portato per un bel po'. E purtroppo pure Zema è andato via perché era l'allenatore che credevo mi poteva fare il salto di qualità e mi seguiva già da quando loro vincevano il campionato con la B, che era il Pescara di Insigne, di Immobili, Verratti, quindi erano dei giocatori importanti. E comunque il mio obiettivo, una volta che le cose non sono andate bene, era cercare di tornare in Serie A per poter, cioè, mettermi in discussione con la categoria. Il Foggia mi ha aperto le porte con un obiettivo molto chiaro in 2 anni, qual era l'obiettivo di provare ad andare in Serie A. Io ci ho creduto, il direttore ha dimostrato coi fatti, apprendendo una rosa di giocatori comunque importanti. C'è una penalizzazione purtroppo da levarsela, però l'obiettivo è chiaro, è anche l'obiettivo mio personale, e cercherò di dare il mio massimo per poter raggiungere questo obiettivo. Senti, ti volevo chiedere, ecco, tu hai parlato di obiettivi personali, tu sei, diciamo, un trequartista fondamentalmente come ruolo, insomma, quello da voi chiamano abilitoso, no? Cioè una persona molto brava, che in carriera ha anche segnato, ovviamente, il tuo massimo mi pare fosse sia stato sia col Cittadella che col Taranto di 7 gol. Ecco, dal punto di vista personale, anche realizzativo, ti volevo chiedere qual è il tuo obiettivo per quest'annata, al di là poi del biennale e della Serie A con il Foggia, e anche tenendo conto di un ruolo che forse dal punto di vista tattico è un filo diverso per esempio da quello che facevi a Cittadella quando magari eri il trequartista del 4-3-1-2, insomma, di Venturato. Sì, allora gli obiettivi personali di numeri sinceramente io non li faccio, e cerco sempre di migliorare quello che è stato fatto negli anni precedenti, quindi parto sempre da un trequartista, sì, che gioca dietro alle punte. Però ormai nella carriera ho compiuto tutti i ruoli davanti in base alle esigenze di ogni allenatore. Con Grassadone, col mister, si gioca o a 2 davanti o un 3-4 dietro a una punta o con 3 davanti. È un ruolo diverso di quello del mio di origine, che però cercherò di adattarsi subito e di essere sempre alla disponibilità del mister, che gioca sempre in base all'altra squadra. Quindi non credo che questo sarà un problema. Chiaramente è una sfida e noi dovremo avere la disponibilità e le qualità per fare. Credo che abbiamo e possiamo far bene dove ci permette di fare il mister. L'ultima per quello che mi riguarda, ecco, tu hai parlato del mister di Grassadonia, ti voglio chiedere, tu conosci molto bene ovviamente il tuo vecchio allenatore Venturato perché sei stato 3 anni con lui, ecco, ed è ritenuto, io credo, almeno a mio parere, giustissimamente uno dei migliori allenatori di questa categoria. Ti voglio chiedere quali erano le differenze e quali erano invece le similitudini fra questo due modi di calcio e anche come rapporto con lo spogliatoio, con i giocatori, tra l'allenatore che tu conosci meglio, cioè Venturato, e quello che stai conoscendo, il tuo mister attuale Grassadonia. Grazie. Sì, giudicare Venturato è più semplice perché abbiamo fatto 3 anni insieme e ti posso dire con tutta certezza che è uno degli allenatori più preparati della categoria. Il modo in cui vedi il calcio, la maniera di andare a giocare in avanti, di pressare alti, di rubare palla in avanti, con i giocatori con le qualità che possono subito cercare di segnare essendo già davanti, quindi è un allenatore che prepara molto bene tatticamente, cercando di non dare spazio agli avversari, infatti ha dimostrato sempre che con qualsiasi squadra è messo sempre in difficoltà. Io giocando a Cittadella non mi ricordo bene una squadra che magari ci ha messo tanto in difficoltà. Poi chiaramente la continuità è stata la differenza, perché, cioè, per dirti, Foggia ora più o meno si riparte da zero, Cittadella c'è un progetto di 3 anni e è più semplice, ogni giocatore che arriva da adattarsi. Però a livello di allenatori sicuramente Grassadonia ha più o meno le stesse idee di calcio, di andare a pressare alto, anche col Crotone stesso, che purtroppo abbiamo perso la partita, che è data fatta pure di episodi negativi, però propone un calcio molto propositivo, di andare a pressare alti, di rubare palle in avanti. Quindi sono due allenatori con obiettivi di vincenti, di giocare in modo offensivo, quindi questa cosa sicuramente. Poi
parlare, giudicare Grassadonia, ancora non me la sento di fare in modo generale. Tutto qua. Ciao Lucas, Domenico Carella, Foggia Sport 24, Corriere del Mezzogiorno. Mi aggancio alla domanda fatta prima del collega per quanto riguarda la tua posizione in campo. Questo Foggia sta cambiando spesso, anche se sono ancora poche le partite giocate, sia anche se per dettagli il modulo, sia gli uomini, soprattutto lì davanti. Ti chiedo a te cosa cambia personalmente per quello che è il tuo modo di giocare, essere l'unico dietro la punta oppure nei due dietro la punta, i due trequartisti, e cosa cambia nella avere davanti magari un Gori rispetto a Mazzeo, se cambia qualcosa dal punto di vista delle tue giocate? Ma guarda, io credo che questa squadra qua c'è tanta qualità e credo che il mister sta cercando di provare alcune situazioni per trovare gli equilibri giusti. Ho giocato con Gori la prima, è un ragazzo bravissimo, è un bravissimo calciatore, c'è tanta grinta, c'è tanta fame, lotta su ogni pallone, mi sono trovato bene. Mazzeo allo stesso modo, cioè non devo dire io qual è stata la sua carriera, quindi sono due attaccanti di molta qualità. Poi c'è Iemmelo fuori che tra un po' arriverà, quindi il mister secondo me ha nelle sue mani tanta qualità che potrà sfruttare in base all'avversario. Dobbiamo essere bravi noi a essere disponibili, poi chiaramente io preferisco avere più riferimenti in attacco, perché se magari ti senti più solo è più semplice e prevedibile. Quando ti trovi con più attaccanti davanti magari hai più riferimento, però cioè, quello dipende di come vuole far giocare il mister, perché se le mezzale si inseriscono sempre, alla fine anche se giochi con attaccanti c'è sempre riferimenti davanti, quindi va bene così. Io credo che Ci vuole tempo per poter fare tutto quello tipo di calcio che vuole il mister. Quando saremo equilibrati, secondo me potremo dire la nostra con chiunque, con qualsiasi squadra. Senti, ti chiedo di farmi un punto dal punto di vista non tecnico, perché insomma siamo ancora all'inizio, l'hai detto tu, è una squadra che si sta formando, è la seconda giornata di campionato nonostante questa sconfitta eccetera eccetera, ma dal punto di vista morale, con le difficoltà che c'erano ad inizio campionato ne eravate già consapevoli, questa sconfitta cosa ha comportato quella di Crotone, come vi ha fatto vivere tra virgolette questa settimana in vista di Palermo? Guarda, io penso che, come ha detto mister, possa servire tanto questa sconfitta qua, chiaramente guardando le cose negative che sono state fatte, imparando e crescendo, perché il campionato non ti permette certi errori, abbiamo visto come funziona, però sicuramente guardando anche le cose positive che sono state fatte e ripartire da lì. Noi abbiamo ora, siamo arrabbiati perché abbiamo perso col Crotone e vogliamo fare una partita per portare i tre punti con la consapevolezza di cosa fare e cosa non fare. Stiamo già studiando tanto il Palermo, è una squadra forte, è rimasto i calciatori dell'anno scorso, alcuni che ancora erano della Serie A, e sappiamo che dobbiamo provare a fare una partita perfetta. Ti chiedo, a proposito, mi hai anticipato un po' la prossima domanda, come si può battere un Palermo così forte? L'hai detto tu, è una squadra che ha cambiato davvero poco, neanche il tecnico, perché era quello della prima parte della scorsa stagione, sono calciatori che vengono da due anni fa in Serie A, come si può battere una squadra così forte? Dobbiamo cercare di non concedere al Palermo di avere i pallini in mano. Hanno giocatori importanti che sanno fare questo tipo di calcio, se li permettiamo di fare, prima o poi il gol le trovano, e noi dobbiamo dire la nostra, pressandoli alti, facendo giocare male il Palermo, e così viene fuori la nostra qualità, che io credo che loro saranno sicuramente preoccupati della nostra qualità, chi sbaglierà di meno secondo me porterà la partita a casa. Senti, adesso qualche domanda un po' più personale, no? Sul Luca Schiaretti, calciatore uomo, sei di Belo Horizonte, sì. Per che squadra tifi? Cruzeiro ovviamente, no? Qui mi insegna il Giampaolo. Sì, sono cresciuto al Cruzeiro, quindi ho il cuore al Cruzeiro in Brasile. Anche settore giovanile del Cruzeiro? Sì, ho fatto tutta la scalata, sono arrivato, avevo 8 anni di età, sono uscito con 21 anni. 21 anni per la prima esperienza all'estero già? No, a 17 anni ero andato in prestito in Giappone, avrei voluto fare un'esperienza del genere nel Gamba Osaka,
molto bella tra l'altro. Poi sono ritornato al Cruzeiro, di cui avevo il cartellino, no? Ho girato altre due squadre per il campionato carioca e dopo sono ripartito in Italia. Come mai la scelta del Giappone, perdonami? Già da bambino, sai, in Brasile avevo sogno di giocare fuori Brasile, così, c'erano dei giapponesi che guardavano un campionato, la Coppa Belo Horizonte, che è una coppa importante, stavo facendo molto bene, mi è stato chiesto se volevo fare un'esperienza del genere, ho accettato. È andata molto bene perché il Giappone è un paese molto bello, moderno, e poi il calcio non è così dietro come pensano. Cioè, il calcio è un calcio pure bello da vedere, veloce, aggressivo, e poi sono tanti stranieri, tanti brasiliani, tanti allenatori brasiliani. Per me è stata una bellissima esperienza, potrei rimanere là a vita perché mi sono trovato molto bene. Poi andando in avanti, fortunatamente sono venuto in Italia facendo una scelta anche di rischio, perché avendo il Cruzeiro come cartellino sono ripartito, sono andato a Landria, e Landria era penultimo in classifica. Infatti mio papà mi diceva: ma cosa stai facendo, no? Però ero convinto che quella era la strada da fare. Poi sono arrivato in Serie A, quindi mi ha dato ragione. Poi è andata come è andata, però sono contento della scelta che ho fatto. Senti, ti chiedo se nel Cruzeiro, quando sei cresciuto con un idolo, magari se c'è un tuo punto di riferimento, oppure se nella squadra maggiore c'era un calciatore importante che ti ha seguito maggiormente, a cui ti ispiravi. Guarda, lì c'era Alex, che era il trequartista, che per me è uno dei tre quarti più forti che ho mai visto giocare. Dal vivo l'ho visto, sono allenato pure contro qualche volta, quindi era un giocatore fantastico. Alex, che ha giocato a Fenerbahçe, a Turchia, i trequartista. Quindi quello è il tuo ideale? O c'è qualche altro campione? No, vabbè, io, Messi per me sta davanti a tutti. Poi lui ho potuto vedere da vivo, Alex, ero là che mi allenavo ogni tanto contro, quindi era nel Cruzeiro un riferimento, però Messi soprattutto. Senti, un'ultima domanda, adesso è un po' curiosa. Brasile, Giappone, Italia, adesso Foggia. Come si colloca Foggia in questo tuo percorso, dal punto di vista proprio culturale, ambientale? Com'è? Ah, guarda, io sono sempre portato ad andare, a partire, a ricominciare. Sono una persona che non ho problemi in adattarmi. Ho vissuto tante cose belle e anche cose brutte, quindi Foggia per me è un punto ancora di partenza, perché so dove voglio arrivare, quindi la sto vivendo molto bene. Il fatto di uscire, cioè trovare delle persone che vedono il calcio come una passione che non si trova da qualche parte, non è semplice. Sinceramente, io ho girato tanto, la passione che c'è qua è una cosa allucinante veramente, quindi questo ti fa venire tanta voglia di far molto bene. Una volta che qua le cose funzioneranno, perché credo, sono convinto che andrà così, voglio vedere che entusiasmo possiamo avere qua dentro, quindi è il mio obiettivo qua a Foggia. Doveva essere l'ultima domanda, però me ne hai suscitata un'altra. Dove vuoi arrivare, visto che hai detto io so dove voglio arrivare? Sì, io voglio arrivare in Serie A, il mio obiettivo è quello, credo che ancora posso fare. Se perdoni una battuta, no, qui difficilmente ti succede di dover andare allo stadio Gicarona, no, come dite voi, in autostop, come ti successe a Cittadella. L'hai raccontato tante volte, insomma, ce lo vuoi raccontare quell'episodio, che a me, che l'ho letto, ha divertito molto, ma insomma è una cosa che appartiene però a una dimensione diversa di calcio, visto rispetto a Foggia, dove ti avrebbero portato in 10 macchine allo stadio probabilmente. Certo, racconto veloce. Il mister ha cambiato la riunione, nel posto di fare in albergo ha detto che dovevamo fare allo stadio. Avevo lasciato la macchina a casa, sono andato con un ragazzo in albergo, poi sono sceso, stavo lì alla reception che aspettavo la riunione, vedevo che i giocatori passavano, sai, a volte si va in macchina, lascia la roba e torna per la riunione. Non mi sono fatto caso che andavano in macchina, ma stavano partendo. Ero là, vedevo che è passato pure il mister, è passato il secondo allenatore. Niente, poi ho chiesto addirittura pure un caffè alla ragazza, ho detto fammi un caffè per favore. Poi mi sono fatto caso, ho detto scusa, ma sono tutti andati via? Ho detto sì, sono già andati, solo tu. Mica, guardo l'orologio e la riunione stava per iniziare dopo 5 minuti, ma non avevo la macchina.
io dovevo arrivare per forza. Sono partito di corsa in mezzo alle strade, cercavo di fermare le macchine, addirittura una famiglia passa, mi sa.